Va bene, non abbiamo niente da fare stasera. Andiamo a lavorare alla nostra scrivania. Vediamo, ha deciso di metterti a tradurre. Tradurre certe espressioni da una certa lingua, sì sì sì, la dirigenza aumentata, no, dialettica aumentata, coinvolgente, ok? Visto che fai finito di leggere, la dialettica aumentata. Non riesci a leggere una frase scritta a mano, cerchi di capirne dal contesto, cosa che farei anche io. Hai continuato a leggere senza capire il significato, all'improvviso capisci il contesto, hai ripreso il ritmo. 4.000 yen. 15.000! A saperlo prima! Ah, coinvolgente. Perfetto. Ci sarà Mari-chan anche oggi? No. Però c'è Yukiko, giustamente. Tu, qual è il tuo problema? Prima di comprare un libro devo accertarmi della qualità dei contenuti. Odio pentirmi dei miei acquisti. A proposito. Certo, dimmi. Veloce. Sei un vero appassionato, eh? Beh, senti questa. Ho una sorellina che è un po' imbranata. È bello vedere che cerca di aiutare in casa, ma finisce sempre con rompere qualche piatto. Quindi, ho un favore da chiederti. Potresti rimediarmi un piatto alla moda? Anzi, tre. Voglio fare scorta, visto che potrebbe farne fuori un paio. Va bene. Allora lascio tutto nelle tue mani. Occupati di queste cose e ti darò un altro libro. Non è che già ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. Sembra che sia arrivato un nuovo libro. Cambio di lavoro. Ah, aumenta la comprensione. Niente di che. Oh, lettura super veloce. Sì! Cazzo! Lo sapevo che c'era il libro della lettura veloce. Tesoro, ci siamo, eh? Non è ancora pronto, di nuovo, ma abbiamo fatto... Non mica avevo fatto una roba per uscire... Mica ero uscito con lei la sera. Ma che palle, ma quanto vuoi ancora? Forse perché ce la siamo fatta amica e non abbiamo accettato la romance? Dobbiamo per forza uscire con lei? Non c'entra la quantità di punti che abbiamo fatto? Potrebbe essere. Vabbè, allora occupiamolo in modo intelligente. Vuoi passare la giornata con Rise? Certo. Evviva, dove andiamo? Rise sembra felice. Ah, di nuovo ad Okina, eh? Okina, presso la stazione. Rise ti ha portato qui. Wow, è stato un bel viaggetto. Ci vorrà un bel po' per tornare, quindi facciamoci un giro veloce. Vieni qui spesso? Sì, ti sei accorto che non c'è molta scelta dove viviamo, vero? Visto che oggi mi sono portato dietro il facchino, direi che è l'ora dello shopping sfrenato. Rise si sta divertendo. Ah, ora che ci penso, dov'è che Kanji compra i vestiti? Quella roba piena di punte mica si compra al Junes, vero? Vorresti vestirti anche tu? L'avrà ordinata online? Forse se la fa da solo. Tu sei Reset? Io? No, hai sbagliato persona. Andiamo, senpai. Reset ti ha trascinato via. Eppure sembrava lei. In tanti si sono avvicinati nel corso della giornata. Ah, non imparano mai. Ah. Eh sì che gliel'ho detto, sono stata chiara, senpai. No, non sono io, ti sbagli, non sono Reset. Ed è vero, non sono più Reset, sono una ragazza qualunque. E mi sta benissimo. Non avrei mai pensato di poter uscire così in pubblico. Beh dai. Amo Inaba, senpai. Vedi sempre le stesse facce, i pettegolezzi girano in fretta e certi giorni ti dà proprio sui nervi. A volte penso che sarei meglio se vivessi in una grande metropoli piena di estranei. Ma nonostante tutto, amo quella città. Ci sei tu, c'è la nonna. E soprattutto, là posso fare qualcosa. Continuiamo così, senpai. Percepisci la passione di Rise, senti di comprenderla un po' meglio. Un pochino. Rango 3, che cosa otteniamo oggi? Livello 3, amanti migliorato, la sua persona. Analisi completa. Ah, si potenzia in analisi completa. Oltre all'affinità che hai scoperto in passato, ora puoi conoscere anche l'affinità possedute dal nemico. Le abilità possedute. Ah, buono, buono. Non ho visto niente interessante, per cui credo sia meglio tornare a casa. Andiamo, senpai. Hai riaccompagnato Reset e te sei tornato a casa. Okari. Non lo vediamo mai lui, eh. Tu sei pronta invece? Ecco, non importa. Sembra che Nanako nasconda qualcosa. Con il tuo livello attuale di dialettica dovresti convincerla a confidarsi con te. Visto che possiedi il trono, l'arcano, si rafforzerà presto. Vuoi passare la serata con Nanako? E certo. Va bene. Nanako sembra sollevata. Oh.
Non dirla, papà, ma... Nanako sembra sul punto di piangere. Promesso, non lo dirò. Va bene. Nanako annuisce e inizia a parlare. A scuola hanno distribuito questo. Hanno detto di consegnarlo ai genitori. Nanako ti ha mostrato un foglio con la seguente intestazione. Questionario sulla programmazione dei colloqui genitori-insegnanti. Vogliono che i genitori scrivano quando possono venire a scuola. Ma papà è sempre al lavoro, quindi non può venire, vero? Chiediamoglielo assieme allora. Davvero? Grazie, fratellone. Nanako sembra sollevata. Lo consegnerò a papà. Gli chiederò di venire. Sono felice di avertelo chiesto. Tutto qui? Percepisci la fiducia di Nanako, cioè... Tutto un mese intero che non ci parliamo solo per dargli un foglio di merda. Va bene. Ti voglio bene anche io, Nanako. Giustizia è migliorato, perfetto. Verrà, vero? Visto che è il mio vero papà. Fratellone, anche da te c'erano dei colloqui genitori-insegnanti. Eri nervoso? Hai discusso dei diversi argomenti con Nanako. Oh, si è fatto tardi, metti il letto, Nanako, e torni a camera tua. Ah, mancano 10 giorni al festival. Non puoi far altro che attendere la pulizia. Chi è che mi chiama ancora? Ancora hai? Ehi, sono Cole. Se non hai altri impegni, ti va di uscire oggi? Cazzo, non ho forza. Va bene, usciamo, tanto non è che abbiamo di meglio da fare, okay. Credo. Grande, vediamo. Vengo a casa tua, a dopo. Cole sta venendo a casa tua. Usciamo, però vengo a casa tua. Nella tua stanza, senti un po' a disagio con due ragazze in camera tua. La tua stanza è strana. È molto spaziosa, ma nemmeno stretta e neanche troppo buia. Ehi, non lamentarti delle stanze degli altri. Che? Non mi stavo lamentando. Comunque sia, vedo che non hai molto da leggere. Ho qualcosa per te. Tada! La via del tè, lo vuoi? Certo, grazie. È un libro che spiega la cerimonia del tè agli stranieri, quindi è molto semplice da capire. Tranne per Daisuke, ma lui non fa testo. La via del tè. Daisuke me l'ha ridato il giorno dopo avermelo chiesto in prestito. Finalmente ora posso smettere di portarmi dietro questo mattone. Oh, abbiamo ottenuto qualcosa. Fratellone, abbiamo ospiti. Oh, e tua sorella, Star? Potremmo giocare tutti assieme. Ciao. Non sei triste quando il tuo fratellone non gioca con te? No, sto bene. Va bene, allora facciamo i compiti. Kou sarà felicissimo di aiutarti. Oh? Davvero? Oh no, hai trascorso una giornata emozionante. Vabbè, dai, ci sta. Senti il tuo legame con Koi e Daisuke che si rafforzerà presto e anche con Nanako, immagino. Trascorri dei bei momenti con i tuoi amici. Daisuke e Koi sono tornati a casa prima che facesse buio. E vai. Quante pagine sarà il libro? Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Il pacchetto armatura paladino, pillola della longevità, più sticker premio. Oggi puoi lavorare come custode, sì, ma non mi interessa. O meglio, sì, mi interessa però. Andiamo a raccogliere le melanzane. E cosa possiamo piantare? Boh, ancora i pomodori? Cosa fanno le melanzane? Subisci una magia mortale istantanea al posto tuo. La madonna. Cazzo, le melanzane allora sono fortissime. Dobbiamo farle. Dobbiamo farne altre. Quanto ci vuole per leggere il libro della lettura rapida? 3 capitoli. Un po' tanto, però. Dimezziamo i tempi di lettura degli altri. Speriamo di leggerlo il più in fretta possibile. Oggi pomeriggio è iniziato a piovere. Sembra che la pioggia durerà fino a domani. Non puoi fare altro che attendere la polizia faccia la sua mossa. Cosa potresti fare oggi? Beh, se leggiamo con la pioggia, in teoria ci guadagniamo, no? Vediamo cosa ha fatto la gente oggi. Rapporto con la volpe, dentro la TV, rapporto con la volpe, mangiato da Aya. È vero, Aya. Però... Cavolo, leggere adesso sarebbe... Però Aya aumenta le statistiche, dannazione. Va bene, vediamo. Comprensione aumentata, conoscenza aumentata e coraggio aumentato. Aya, peccato ragazzo, sono 3000 yen. Torna a trovarci, grazie. Beh, effettivamente... Abbiamo guadagnato 3 statistiche invece che una sola. Okaeri! Bentornato! E ovviamente leggiamo con la pioggia che ci aumenta anche la nostra diligenza o comprensione. Dipende dalla giornata, credo. Conoscenza. Ancora un capitolo e l'abbiamo letto tutto.
Piove anche oggi. La pioggia non c'è a placarsi, non puoi fare altro che la polizia faccia la sua mossa, certo. Vediamo se ci conviene ancora andare da Aya. Ma io dove cacchio la trovo una canna da pesca? Non è che forse ce l'ha la vecchia? Oggi che piove ho deciso di fare degli sconti. Se non li facessi in giornate simili non avrei clientela. Oggi è tutto in sconto il 20%, perciò approfitta pure, va bene? Grazie. Peccato che non ha quello che mi serve, signora. Giusto, ieri mi sono dimenticato di venire da lui. Conoscenza aumentata, coraggio aumentato, diligenza aumentata. Diligenza non ci serve più però. No, quella è la dialettica, che cavolo dico, che è l'unica statistica che non aumentiamo qua. E ora le previsioni del tempo. Già. Sembra che stanotte scenderà la nebbia. Cavolo. E vediamo il canale di mezzanotte. Ovviamente sta piovendo. Cioè, o meglio, c'è la nebbia. Nebbia, non nebbia. Non compare nessuno al canale di mezzanotte. Ti chiedi cosa sia successo a Mitsuko Kubo dopo che la polizia l'ha portato via. Io ancora devo capire come la gente... Cioè, la polizia c'ha... Ci ha ascoltato nella serie. Quello è il colpevole. E voi come lo sapete? Come l'avete scoperto? Bella domanda. Non puoi fare altro che attendere la mossa della polizia. Questo caso però è stato l'unico che mi ha fatto chiedere cosa sarebbe successo se l'avessimo fatto continuare, se l'avessimo lasciato libero. Perché fino a prima c'era una vittima, giustamente, che era intrappolata. Ma cosa succede se tu lasci Kubo all'interno della TV? Sicuramente ci sarà un video su YouTube. Vuoi uscire fino a stasera? Cosa fanno la gente oggi? Trascorso con Rise, con Kanji, con Marie. Beh, se c'è Marie, volentieri. E infatti, eccola qui. Marie patata, siamo al 7. Ok, dai. Ancora due ranghi e siamo alla relazione. Però che tipo di relazione avremmo con un personaggio del genere? Cioè, sincero, vediamo se Marie è disponibile. Che non è mai dato per scontato, purtroppo. Oh, sei qui. Marie è abbattuta, vista meno Uzume si rafforzerà presto. Certo. Allora me ne vado. Marie annuisce leggermente. È deciso di accompagnare Marie da qualche parte per farla calmare. Oh. Ovviamente siamo sempre qui, sulla riva del fiume Samegawa. Sulla riva del fiume Samegawa. Hai portato con te Marie, sembra taciturna oggi. Ehi, voglio vedere un delfino. Portami un delfino. Conterò fino a tre. È il tempo che ti concedo per portare qui un delfino. Ci siamo capiti? Oggi Marie sembra particolarmente irritabile. Oh. Uno, due, tre. Ehi, dov'è il mio delfino? Ehi, uffa, che palle. Ti fa ancora male la testa? No, non più. Se evito di pensare troppo, non mi viene mal di testa. Marie sembra assente. Non ha più importanza ormai. Non mi sto più sforzando di ricordare. Cercare delle risposte è inutile. Tanto non ottengo mai niente. Ti stai arrendendo? Cosa ci posso fare? Non riesco a ricordare. Non ricordo niente di niente. Pensare mi fa venire mal di testa. E se anche qualcosa mi torna in memoria, l'istante dopo svanisce nel nulla. Non ne posso più. Idiota. Imbecille. Ecco appunto. Lasciami in pace, ne ho abbastanza, mi fa male la testa. Vorrei soltanto ricordare. Avverti tutta la straziante sofferenza di Marie. Senti di comprendere Marie ancora di più a fondo ora. Questo giro è stato molto veloce, però... Wow. L'affinità sociale è salita a livello 8 e non è migliorato. Già finita oggi? Noi. Lascia stare, non ho più bisogno dei ricordi. È meglio non sapere niente. Hai riaccompagnato Maria alla stanza di velluto e sei tornato a casa. Beh, non è stata una grande giornata oggi. Beh, dobbiamo festeggiare. Esatto. Ora, 容疑者の少年は犯行は認めているものの反省の色は全く見られないということです。
Io non riesco a credere che sia lui. 精神鑑定が必要との指摘もあり、警察では事件の全容解明に向け、なお慎重な対応を迫られそうです。 Nonostante abbia confessato tutto, io non riesco a credere che sia lui. La sua ombra mi dà ragione su questo. 証言と状況証拠だけで困ってたんだけどさ、被害者の服から容疑者の指紋が出てやっと立件できたんだよね。いやすごいね、科学捜査って。布から指紋取れるなんて。 La scientifica, Daci. Tra l'altro la bibita, la birra si chiama P4, persona 4. E quindi ora sei libero? Come fa a seccarsi? Cioè, nel senso, non ci sono 40 gradi dentro quella casa. Madonna mia, che voglia di sushi. Nanako-chan, o sushi kirai nano? Wasabi. Oh no! Ma dai, hai mangiato il foie gras l'altro giorno, ce la puoi fare. Ora, già wasabi tutti erugara. どれくんだ? Tutto. Hirame! Shibui na, Nanako-chan. Già, boku wa uni de. Devo essere sincero. Uni wa ikko shika nai daro. Io non avevo mai provato i ricci di mare prima di questo Natale. Non per cose, perché io, passando sempre l'estate al sud, i miei parenti mangiavano continuamente ricci di mare, cagate varie. Ma non mi ispirava. Quest'anno l'ho assaggiato e devo dire che non è male come sapore. Ho parlato del menù un attimo di pausa perché non volevo distruggere questo momento. È più dolcino di quanto possa sembrare effettivamente il riccio di mare, ma sul sushi non ci ho mai pensato effettivamente. Ah, mai sì. Ed è solo pesta, mamma mia. Era passata una vita dall'ultima cena così vivace, beh sì, effettivamente. Ah, mi aspettavo la scritta salva i dati, però effettivamente non è che è successo niente. Mitsuo ha confessato il suo crimine ed è stato arrestato. Ti chiedi se adesso gli incidenti cesseranno. No. Il festival estivo comincerà presto, farà 6 giorni. Chi è che mi chiama? Pronto, sono io, Chie. Ho incontrato Yosuke Aljunes. Ha detto che sta avendo problemi perché non c'è abbastanza personale al momento. Probabilmente verrà da te a implorarti di salvarlo. Qualcosa tipo salvami da questo inferno Star. Mi dispiace per lui, quindi questa settimana gli darò una mano. Se vuoi venire sei il benvenuto, Star-kun. Chie ti ha attaccato. Forse anche tu dovresti aiutare Aljunes. È una richiesta o un obbligo? Ti ricordi di non aver comprato niente da televendita, grazie, è appena arrivata. Solo per voi, mazza di legno, mazza d'alta qualità, che meraviglia, non crede ai miei occhi. Sì, ovviamente, 14.000 yen. Riso segaki per 6, più acqua purificante per 4. Non so quanto possa essere buona, però la spada che abbiamo comprato non era male. Però è vero anche che l'altra volta ci ha dato i coltelli più la spada scontati. Però ovviamente l'abbiamo ottenuta quando ormai non ci serviva più. Dai, compriamola. Vediamo cosa ci esce. Quanto siamo di soldi? 257.000. Beh dai, ne abbiamo comunque un po'. Io esco, tu goditi Power Ranger. Sai che mi aspettavo Yosuke qua fuori da casa. E c'è la macchina di Dojima. Allora, facciamo una cosa per volta. Marie è ancora qui. Io non ho voglia di perdere passami il termine, Yosuke. Non ho voglia di perdere tempo con lui. Ma non è neanche detto che con Marie proseguiamo. Vediamo. Oh, sei qui. Marie sembra depressa, visto che possiede almeno Uzume, si rafforzerà presto. Ok. Rango 8, giusto? Vuol dire solo una cosa. Rango 9. Io lo so che sembrerò uno stronzo, ma io credo che Marie non sia un'entità umana. Quindi, anche se abbiamo un rapporto con lei, non credo che influenzerà il nostro concie. Voglio provarci. Se succederà qualcosa il giorno di San Valentino. E siamo molti mesi in avanti. Settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio. 6 mesi in avanti. Lo scopriremo tra un bel po'. Ok. Marie annuisce leggermente. Ehi, scusa per l'ultima volta.
voglio parlare da sola con te. Decidi di ascoltare Malì in un posto tranquillo. Ancora il fiume? No, dove siamo andati tipo il nostro secondo o terzo appuntamento. Sta andando avanti da solo, quindi parlerà lei. Hontone. Kowai no. Creiamo nuovi ricordi allora. Ataste zenbu karimono. Zenbu. Ano heya kara tada kariteru dake. Kariteru mono kaeshitara watashi ni wa nani mo nokoranai. Mari tte namae mo kono sugata mo kono koe mo itsuka kiete nakunatchau. Sonna ki ga suru no. Dakara sa. Semete kiyoku omoidasetara tte omotta. Sì. Nan mo wakannakute. Soyu no. Sugoku kowai. Può anche essere. Wow. Esatto. Brava, visto e ricordato qualcosa. Sono ricordi che abbiamo creato assieme. Yappa natsukashii. Nande daro? 私ずっと昔からこの景色してた気がするの。ねえ、あの時楽しかった。また連れてってよ。ね。Ma certo, questo è un ricordo, un nostro ricordo. Baka, kirai, saiyaku. Otarimai. Faccio da scemo. Nono oboete. Un ricordo di noi due. Oboeteru. Baka mitai. Baka mitai. Sugoi ne. Marie chiude gli occhi come se stesse facendo un tuffo nella memoria. Oh. E non mi fa male la testa. これからも増やせるかな? 私の記憶。もうけ、ふたた。 Dame, dame, dame io, dame, dame io. Baka mitai. Scusami, sono andato verso la fine per stringere subito comunque. Ti aiuterò io. Poco. Tontolone. Negai na kyo tsukurenai yo. Aseranakute ii yo ne. Kyoku ga nakutatte tsukuchaeba ii nda. Oh, si rallegra. Senti che il tuo legame con lei si è rafforzato ulteriormente. Nonostante tutto, che la scegliamo meno è bello. È veramente un bel rapporto il nostro, ne sono sicuro. Demo sa, yappari kimi tte henjin. Grazie. Beh, perché non dovrei, no? Marie ti guarda come se fosse in attesa. Tuttavia è già una relazione con un'altra ragazza. Oh, nonostante tutto io mi sono innamorato di lei, te l'ho detto. Non credo avrà ripercussioni. E in cuor mio lo spero davvero tanto. Non vorrei mai che una come Chie ci rimanesse male. Abbracciala. Odorokasenaideyo. Baka. Kirai da yo, kimi no soyu toko. Honto kirai. Kirai datta no ni. Senti il cuore di Mari battere forte. Sei giunto a un punto di non ritorno. La tua relazione con Mari è diventata intima. Ma certo. Abbracciami anche tu, stronza. Aver passato un po' di tempo con insieme a Marie, la riaccompagna alla stanza di velluto. Marie è un'entità creata dalla stanza di velluto, o comunque facentene parte, quindi io... Oh,
Ogani. Non credo ci saranno ripercussioni di sorta. Bentornato. Patata, ora i due Onegian a cui badare. Tra l'altro, Nanako l'ha mai vista? Marie? Non mi ricordo. Allora, io vorrei fare solo una cosa, solo per tentativo. Solo per vedere se succede quello che penso. Solo però se domani Yukiko c'è. Vorrei provare a uscire ancora con lei, perché l'altra volta l'abbiamo fatto. Però il rapporto non era ancora pronto a migliorare. Stranamente, tra l'altro. Vediamo solamente se domani c'è Yukiko. Non ci dovesse essere, torno indietro nel tempo e facciamo Dojima. Anche se effettivamente Dojima da questa sera in poi in teoria lo vediamo molto più spesso. Si rafforzerà presto. Scopriamolo. Vediamo se oggi appare o se non parte qualcosa di automatico. Speriamo di no. Le vacanze estive continuano. Chi è che mi chiama? Ecco, lo sapevo. Sono Yosuke. Scusa la richiesta improvvisa, ma mi serve un grosso favore. Potresti lavorare al Junes da oggi a venerdì? Ecco. Siamo a corto di personale. Ti pagherò più di quanto paghiamo il normale impiegato. Ti comprerò anche il pranzo ogni giorno. Lo prometto, ti prego, non abbandonarmi. Yosuke sembra disperato. Non posso. Dai, per favore, sei la mia unica speranza. Ti prego, ti prego, ti prego. Riesci a immaginare l'espressione disperata di Yosuke al telefono? Anche Chi ti aveva chiesto di dare una mano a Yosuke. Non hai altra scelta che accettare. Ah, va bene. Yosuke è riattaccato. Ha deciso di lavorare al Junes fino a venerdì. Niente, torno indietro nel tempo. Piuttosto uso la serata con Dojima. Almeno ci guadagniamo un attimo. Sperando che Dojima non dobbiamo recuperare anche con lui a questo punto. Ehi, hey Star, ho sentito che nell'ultimo esame hai preso il massimo dei voti. Continua ed eccelle negli studi occupandoti anche di Nanako. Sei un gran lavoratore, non è vero? Ogni tanto dovrei comportarmi da zio e darti qualche soldo. Ecco qui, una bella mancia. Non spenderli tutti in... Nah, usali come preferisci. 40.000 yen, Cristo. Meno male, abbiamo recuperato un po' di soldini. Allora, sei disponibile? Oh. Non è pronta a rafforzarsi. Scusami allora. Allora sì, andiamo con Yukiko. Sono Kikuri Hime. Farò del mio meglio, quindi fammi restare al tuo fianco. Certo. Hai riaccompagnato Yukiko alla fermata dell'autobus e sei tornato a casa. Eh beh, siamo pur sempre dei bravi ragazzi. E purtroppo, adesso le vacanze continuano. Ehi, sono Yosuke. Scusa la richiesta improvvisa, ma mi serve un grosso favore. Potresti lavorare al Junes da oggi a venerdì? Siamo a corto di personale. Ti pagherò più di quanto paghiamo un normale impiegato. Ti comprerò anche il pranzo ogni giorno. Lo prometto, ti prego, non abbandonarmi. Si sono licenziate le due stronze, vero? Va bene. Non oh, grande, sei il migliore. Mi hai salvato la vita. Ti aspetto al Junes, ci vediamo presto. Yosuke ha riattaccato, ha deciso di lavorare al Junes fino a venerdì. Ecco, questa è una stronzata, perché va bene che lavoriamo dal lunedì al venerdì, ma ci tolgono anche la sera. È quello che non ho capito il perché. A parte che lei ci è vestita normale. Perché c'è così tanta gente solo per lo spettacolo degli eroi? Che rottura. Se non ci fossi tu sarei già diventato uno zombie star. E io scusa? Benvenuti, abbiamo granite di ogni gusto. Fate il tifo per i vostri eroi mentre vi godete il delizioso dolce rinfrescante. Ah, oggi fa un caldo boia. Teddy sta tenendo un buon ritmo. Hai aiutato Yosuke in area ristorazione mentre il sole picchiava fortissimo. Ti sei avvicinato a tutti. Teddy con gli occhi incazzati. Ah già, buone notizie. Ora tutte noi ragazze abbiamo la patente per lo scooter. Dobbiamo ancora prenderci la mano, ma un po' di pratica e saremo perfette. Prima però dobbiamo finire qui. Diamoci una mossa. E vai. Hai lavorato al Junes solo. Che palle, fino a venerdì però. Vabbè. Oh no, Teddy è in confusione. Dopo giorni di lavoro sotto il sole cocente, Teddy inizia a rallentare. E beh. Venite, venite, mettete capo l'afa con un'abbondante porzione di carne. Yakiniku, bistecca alla griglia, maiale allo zenzero. Buffatevi e riprendetevi l'energia con il sole che vi ha rubato. Che il sole vi ha rubato. Provate il nostro manzo tenero succoso. Non ce la faccio più, aiuto. Cavolo, certo che Teddy è un vero soldato, eh. Io mi sto squagliando con una maglietta a maniche corte e lui indossa quel costume enorme e sta davanti alla griglia. Come ci riesce? Aiuto. Hai aiutato Yosuke in area ristorazione mentre il sole picchiava fortissimo. Ti sei avvicinato a tutti. Senti che il tuo legame con Yosuke si rafforzerà presto. Ci siamo già a posto. Ehi, ricordi che domani c'è il festival estivo. Ci vediamo al santuario domani sera. Il tuo ultimo giorno di lavoro al Junes si è concluso. Hai guadagnato 40.000 yen per il tuo lavoro. Beh, minchia, è quanto la mancia che ci ha dato. Figa, 80.000 yen in...
in una settimana. Non posso chiedere ad Alexia perché l'ho chiusa. Basterà guardare la calcolatrice. 40.000 yen sono 275,84 euro in una settimana. Non so se siano tanti. 80.000 sono 551 euro. Per un ragazzino un po' così, altro che mancia. Bentornato. O meglio, in Italia sarebbe una mancetta. Per loro credo sia bel. Hanno portato una cosa per te, l'ho messa sul tavolo. Pacchetto mazza di legno e pillola della longevità, più sticker premio. Vediamo la suddetta mazza allora. 230 di precisione, ma che fregatura. Chance di critico bassa pure, ma va a cagare. Soldi buttati, meno male che li abbiamo guadagnati però. Andiamo a prendere le verdure, forza. E piantiamo altri pomodori, dai. Devo comprare altre piante della signora. Me lo devo ricordare. Fammi indovinare. Esatto. Sai che forse ho sbagliato una cosa. Nel senso, domani usciamo con tutti. Quindi c'era già la possibilità che recuperavamo con Yukiko magari. In ogni caso non lo possiamo sapere, quindi dai. Dovresti tornare in camera tua a riposare. Vai. Figa, è già finito agosto. Tra un po' si ritorna a scuola. Oggi inizia il festival estivo. Dovresti incontrarti con i tuoi amici. Ma con qualcuno di speciale anche? Ma è la stessa musica che c'è nel bar nel negozio della signora, dai. Certo. Esatto, sono curioso anch'io. Ah, sono quegli spiedini di calamaro. Non sono un fan del calamaro, ma magari un assaggio glielo darei durante un festival. Ah, speravo che Kanji glielo spiegasse a Teddy che cos'è, come ho fatto io adesso. Ecco, tieni una mela caramellata, ragazzo. 200 yen. Eccolo, infatti, loro hanno preso l'ikayaki, lui credo che abbia preso il mais e non una granita. Siete bellissime. Oh, c'è anche Nanako. No, no. Sei proprio carina. Oh, beh, certo che è felice. Nana-chan, kawaii yo. Kuma-sa, Nana-chan ni tsukuraku. Ehi, stai buono tu. Arigato. Ne, senpai, watashitachi no yukata dou? Gutto kita? Cristo. Sei stranamente sexy, Chie. Igai te yu na. Hazukashii no. Santo Dio. Sembra imbarazzata. E lo sapevo. Potevamo recuperare con Yukiko oggi. Va bene così. Cosa sei, un monaco? Kanji kawaii. Ciao papà. Mendou mite moratte sumanna. Watame, katte moratta. Yoshi, nara tsugi wa ore to shateki demo yaru ka? Un, suru. Kokkara wa Nanako wa hikiugeyo. Machi ga nigiwau nante nen ni nandomo nai kara na. Omaera mo tanoshime yo. Grazie. Ciao. Oh. Natsu no matsuri ka. Natsu matsuri no yoru. Yorisotte aruku futari. Narenai yukata ga kikuzurete. Ma dai! Natsu. Ikinari nan no kopii da yo. Che zozzo! Kore wa mou ichi ichi de aruku kuma! Teddy, stattene buono. Ichi ichi? Kuma omotta. Natsu de yukata de omatsuri de shou? Issei doushi ga dango joutai de zoro zoro aruku nante mohaya fukenkou da to omou no ne? Hito toshite. Ma siamo in dispari. Couple ni natte aruku no ga daishizen no setsuri da ne. Kyū ni nani iidashita da tte. Esatto. Hai, kuma ni sansei. Mou senpai tachi, yukata wa nan no tame? Omoide tsukuru tame de shou?
じゃあ早速、いちいちに組み分けしよう。この子、どんどんすごい。べ。でも、そっか、思い出か。私はいいかな。あ、今のいいは、その…ci sto bella じゃあさ、そっちで適当に組み合わせ考えてよ。え、che sì, delle bambole, dai. え、マジ、俺らにね。esatto。わかった。男さん、女さんか。どうすっかな。no, quattro ragazzi。え、男さん、え、一人抜けてない？は？こいつ、俺漢字ちゃんと三人だろ。oh no。キャース。クマナチュラルに漏れてる。お、俺も参加した方がいいんすかね。ああ、そっか。お前まともに相手も見れねえんだよな。見れる、見れるっすよ。んなことぐらいバッチリ耐えてみせっすよ。いいや感じ。お前が外れろ。ま、だい。それがいい気持ち。よし、スメッティラ。の。esatto, sei antipatico quando fai così con Kanji. Nara Kuma wa o aite kimeta ze yo. Zitto, con la mano in bocca. Hanashi susume na orra. Ne, Kuma no aite wa Chie-chan to Yuki-chan to Rise-chan. Kimete ne. Teka, omae ga ichi-ichi tte ittan daro ga. Kumako, ora shinken nan da yo. Tamatsu. Yokei na chacha ire yagaru to.そう、カンジ、これは真剣勝負。そしてカンジは真の男だ。Quindi, dai, diteci, dai, decidi tu。こんな盛り場で女子とチャラチャラしてる場合じゃないクマ。おお。どんだけ自分を棚上げしてんだよ。カンジは今真の男を貫けるか試されてるって、そういうことクマ。Mamma mia, ma tutti che prendo per il culo la これで仲間外れはない。Diciamo lo stato mentale di Kanji in questo stato, perché lui è confuso. Gli piacciono ma non ne è sicuro, quindi tutti che continuano a punzecchiarlo su sta cosa. È veramente da stronzi. Tettei, Kuma ga minna to iku yo. Eh certo. Doi koto?あのね、男の数のが多くて仲間外れになる子が出ちゃうから、クマはそんなの辛いし。certo, ti sacrifichi tu。ちょ、おま。ははそうきたか。Qualcuno lo mena, per favore。優しいね、クマさん。せっかく洗濯券譲ったのにこれ？もうちょっとがっかり。まあいいか。じゃあ行きましょう。バベ。負けじゃね。No, voi vi siete fatti fregare. Io sono fidanzato due volte. なんで他の子のブロマイド選んでんの？私のあったでしょ。おお、なんなんだこの展開。このクマ吉、私の水も勝手に食べないよ。ああ、クマさんが浴衣にケチャップつけた。e muore. Ma dai, ma finisce così? Che schifo.Che schifo di festival. Restano ancora pochi giorni alle vacanze estive. Cosa potresti fare oggi? Ma aspettavo qualcosa di meglio da questo festival. Le vacanze estive continuano. Oggi ci sarà il festival estivo al santuario. Ah, ancora? Ok. Allora ha senso. Pronto? Sono io, Chie. Hai presente il festival del santuario? C'è anche stasera. Ecco, se per te va bene, ti andrebbe di andarci anche oggi? Lo sapevo.Questa volta noi due da soli, che ne dici? Certo. Ok, ci vediamo davanti al santuario. È riattaccato. Beh, che dire, non è... Allora, abbiamo perso sicuramente la giornata, ma abbiamo guadagnato un ricordo, dai. Sono già pronte da ieri, grazie al cazzo. Nanka, onnaji omatsuri nikai mo. Beh, ma siamo assieme. Sei jinja da shi.周り尽くしちゃったよね。まあ、けち importa、でもさ、その思い出なしじゃダメだなって思った。Lo sapevo che era perfetto questo episodio con quel nome。よかった。ちょいダサいね、私。じゃあお参り行こう。Che patata però。Strano che non arriva nessuno che ci vede e dice che fate assieme。私実は昨日のお願いさ。Ma dai。Hai sprecato un desiderio per questo, sarei venuto lo stesso. Ne, nani o negai suru?
Per avere buoni voti, per avere soldi, per starti vicino. So, Watashi mo daitai onashi kana. Sue nagaku tte tsuke toita. Avete espresso i vostri desideri assieme. 3, 2, 1, appare qualcuno. Ah no. Sekai ichi umai ringo ame da yo. Ne sei sicuro? Doshiyokkana. Kinou mo tabetan da yo ne. Ima nara fukubiki ken service suru yo. Mukou no tori in doko de yatteru kara. Socchi no kareshi to issho ni dou dai? Kareshi datte. Beh, perché non lo sono? Esatto. Kyodoru toko jan nai yo ne. Già, ringo ame 2つ. Watashi to ato kare no bun. Hey, maido. Tabetara hoka mo mawatte miyo. Fukubiki mo aru mitai da shi. Chissà se vinciamo davvero qualcosa. Data! Deccai in da yo ne. Io con Omiyaki mi attirano un sacco, mamma mia, no. Ne vorrei mangiare uno davvero. Yoshi, hitori ikko zutsu tanomou. Fukubiki ken 2 mai getto da ne. Vai, vai tranquilla. Kingyo sukui tte sa, suisou no soko no fou ni issho ni kame irete ru kedo daijoubu nan ka? Nel senso che possiamo catturare anche la tartaruga? Shisai koro no fou ga sakana tabetagaru tte rika de kiita koto an da kedo. Te ka, kingyo sukui tte nigate da na, sensai sugin da yo ne. Vuoi che ci provo io? Hoi, kuji hitori ikkai zutsu ne. Motte kuru kara chotto matte na. Osh, iyoiyo kita! Kiai irere zo! Certo che dicono davvero tante parole per dire una sola frase. Peschiamo il primo premio, ti prego, ti prego, ti prego. Hai pescato un biglietto. No, vaffanculo. Demotte Ojo-chan, chikara tsuyo sugiru tte. Ima 2 mai tocchattaro. Ma ikka. Katahou shika atatte nai shi. Ma dai! Vabbè, meglio di nulla. Kimi hazure nan da yo ne. Nara ageru kore. Ironna chounaikai ni kubararete te sa. Uchi 4冊 kurai aru to omou. Vabbè, grazie. La via del divino. Chissà cosa aumenta. Tutte le vie di questo gioco, la via del ramen, la via del qualcos'altro che ci hanno regalato, ci devono sempre 2 bonus, quindi sarà stato scritto dai monaci? Boh. Per 2 bancarelle del cavolo. Quello è vero. Chissà cosa succedeva se non eri fidanzato con nessuno questa serata. Watashi higoro kara niku niku tte itteru shi, kyou mo choushi notte tabemakuchatta kedo, taberu tte yappa hiku? Ma va, mi piacciono le buone forchette, finirei per ingrassare, ma che stronzo. Detto senza troppe mezze misure, io sono bravo a cucinare e mi piace che la gente mangi quello che faccio, quindi vai. Oh, honto? Certo. Non hai visto come sono stato bravo a cucinare l'omelette l'altra volta? Che patata. Peccato che non fanno mai vedere una scena in cui si baciano. Che peccato. Hai salutato Chi e hai deciso di tornare a casa. Né in questo né in Persona 5. Restano ancora pochi giorni delle vacanze estive. Cosa potresti fare oggi? Andare al mare? Ti ricordi di non aver comprato niente? Sì. Tanto l'ultima volta è stata una fregatura, porca troia. Televendita del cazzo. Coleottero Genji, per 3. Tuo figlio colleziona ancora insetti? Che meraviglia, non crede ai miei occhi. Più altre coleotteri, sì, certo. Però i coleotteri ci servirebbero. Pomodori Sprint, più cavolo Irangia. Un po' la merda sta settimana, però i coleotteri... Visto che non ne abbiamo pescato neanche uno, catturato neanche uno, direi che è un buon investimento per la pesca. Dai, effettivamente a proposito di pesca, devo andare dal gatto a dargli da mangiare. Coleottero Genji più pillola della longevità. Yeah, queste televendite fanno veramente cagare.
almeno il sito di Persona 5 di Tanaka, quello del Black Market, qualcosa di utile faceva. Ti dava comunque degli oggetti abbastanza utili. Allora, tu che problema hai? Dunque, hanno finalmente preso il colpevole e l'intera città non parla d'altro. Immagino che le famiglie delle vittime troveranno finalmente pace, a patto di ignorare il circo dei notiziari. Quello è un viaggio di sola andata per la disperazione eterna. È dura, ma non c'è nulla che possa far tornare quelle persone. Hai un minuto? Vorrei chiederti una cosa, ma se sei occupato... Dimmi. Hai mai passeggiato di notte da queste parti? Di giorno è un bel posto, ma di notte il paesaggio cambia drasticamente. Mi piace. Le luci sono spente, i negozi sono chiusi e c'è silenzio tale che si sente scorrere il fiume. Bisogna solo fare attenzione a dove si cammina. È così buio che non si vede dove si mettono i piedi. Potresti portare una torcia, è vero, ma rovinerebbe l'atmosfera. Una lampadina potrebbe andare. Mi sarebbe scomodo da trasportare e il vento la spegnerebbe subito. Quindi penso che non sarebbe male una lampada eterna o qualcosa del genere. Va bene. Sai dove trovarne una? Dici davvero? Mi farebbe davvero comodo. Credi di potermela portare qui? Ti darò qualcosa in cambio. In uno di quei giochi. Ok, dentro il posto di Kubo. Di nuovo la bambina. Potresti aiutarmi di nuovo? Va bene. Ho trovato un'altra cosa che mi renderebbe diversa da mia sorella. Stavolta mi serve una boccetta a foglia. Potresti trovarne una come hai fatto l'altra volta? Va bene. Grazie. Proverò a cercare anch'io, così faremo più in fretta, giusto? Chissà quando incontriamo la vecchia. Ancora non l'ho trovata. Hai dato del cibo al gatto. Sta mangiando allegramente, sembra molto rilassato. Forse dovresti tornare a dargli del cibo ancora una volta. Già. Allora, c'è Yosuke, però per il momento lo lasciamo un attimo da parte. Non c'è Marie purtroppo, però c'è Yukiko. E non c'è neanche Rise. Oh, sono riuscita a prendere la patente per lo scooter. Da quando l'ho presa ho iniziato a fare pratica di guida. Credo di essere migliorata. Andremo in spiaggia, giusto? Per allora dovrò essere perfetta. Si rafforzerà presto. Vuoi passare la giornata con Yukiko? Certo, visto che è così. Livello 10. Yukiko sembra felice. E ci mancherebbe anche. Ma dai, ci ha fatto il vento. Sulla banchina del fiume Samegawa, il vento portato da Yukiko ha un aspetto delizioso. Molto meglio del primo, ovviamente. Non preoccuparti. Sembra invitante. Decidi di chiudere gli occhi e di ficcartelo in bocca. È squisito. Molto. Cioè, ovvio, grazie Yukiko. Intanto mi hai quasi ammazzato con quel curry. Ma dai. Io è questo che non mi è piaciuto. Lei doveva andarsene, punto. Avrebbe dovuto farlo. Io, se fossi stata in te, l'avrei fatto. Ed era una cosa buonissima. No, no, cacchio. Era questa la presunzione. Dover rimanere per forza. Cioè, allora, io sono il primo che dice che se la tua famiglia c'ha un lavoro e ti permette di lavorarci, è una cosa bella. Ma se non ti senti di farlo, vattene, cambia lavoro, punto. Magari sì, la tua famiglia non ci rimarrà bene, ma cazzo, è la tua di vita, non la loro. Io la penso così. È vero, ma tu potevi andartene. Vedi, è quello che sto dicendo. È la loro vita, non è più la sua a questo punto. Ci hai riflettuto bene? È una gran cosa. Vediamo come si evolve. Con la sua forza di volontà, Yukiko ha accettato e superato le sue debolezze, risvegliando un suo vero potere. Carino. Yukiko è rinata. Amaterasu. Belle, c'ha pure una spada. Bello il fatto che in Persona 4 se ne accorgono veramente che sono cambiati. E lo devo grazie a te. Qual è il suo regalo? Amuleto santuario. Buono. Grazie. Ti affidi agli dèi? Yukiko ti sorride con dolcezza.
あなたのこと、かけがえのない友達だと思ってる。どんなに離れても、会えなくなっても、きっとずっとこの気持ちは変わらない。Lo so che tu sei innamorata, però ti chiedo scusa, non avrei potuto spezzarti il cuore. Sentimento puro e cristallino di Yukiko, senti un forte legame che ti unisce a lei. Già. Se riusciamo, voglio portare anche Maria al 10. Se riusciamo a portarla prima della fine dell'estate, sarei veramente a posto con me stesso. Saremmo riusciti a portare tre persone in una sola mesata al livello 10. Io solo te ho instaurato un legame autentico. Questo, affinità sincere, saranno i tuoi occhi per scorgere la verità. Ti impartiremo la facoltà di creare Scatcatch, la formula definitiva degli amanti. O della papessa, ho sbagliato, però chi se ne frega. Yukiko Amagi a livello massimo. Sociale, Yukiko Amagi, papessa ha raggiunto il suo apice. Legame non può essere compromesso. Perfetto. La crescita del cuore di Yukiko ha influenzato anche la sua persona. Però non ci ha fatto... Esatto, sto dicendo, non ce l'ha fatto vedere. Ah, ma è una forma di luce. Non ha una forma vera e propria. Ma quindi, scusami un attimo, ho visto la forma. Yukiko è quella che possiede Kaguya? È la persona Yukiko Kaguya? Evita ghiaccio, perfetto. Lo metterei al posto di Rekarm, sincero. Se dobbiamo far ritornare qualcuno in vita, ci sono gli oggetti o, a prescindere, c'è sicuramente il personaggio principale che avrà persone migliori per farlo. Un po' ti spezza il cuore. Perché lei è palesemente innamorata, in modo veramente sincero. Per esempio, quando tu dici a Makoto che siete buoni amici, lei non ci rimane così male. O anche dirlo ad Haru, lei comunque ne è contenta. Quella che veramente ci rimane male è Han e anche un po' Sumire. Però Han di più, perché se l'aspettava che diventaste amanti. Mentre Sumire, cazzo, si vede fin da subito e ci rimane male. Però Han veramente ci è rimasta male. Ok, chi è libero stasera? O meglio, c'è Rise, ma la sera non ci importa, per quanto sia cattiva quello che ho appena detto. C'è di nuovo l'amico dello sport, ma penso che siamo a posto. C'è Kanji, ma siamo a posto, in teoria. Ma dove cacchio la compro io, una canna da pesca per il mare? È quello che non ho ancora capito. Va bene, recuperiamo la serata con Dojima. Però potrei appianare un po' questa divergenza con Dojima facendo le piantine. Ci vogliono 2 giorni. Se lo facciamo domani otteniamo più roba, però. Dipende se domani c'è Dojima, però. Scopriamolo. Il salvataggio l'ho fatto. Vediamo a che punto siamo con il libro.